La scadenza del 16 settembre si avvicina e la prima campanella quindi suonerà per tutti gli studenti. Oltre ai libri che già pesano come un macigno sul portafoglio di mamma e papà, ci sono anche il kit dello studente, che si aggira mediamente sui 100 euro pro capite, ma a seconda di che si frequenta, se elementari o medie, le cose cambiano. Per l'elementare diciamo sempre il classico zaino che giriamo dai 60 agli 80 euro, ecco, i più economici girano sui 60 euro. Poi abbiamo una spesa incidente, l'astuccio triplo, che quello gira intorno ai 30 euro. Il discorso della cancelleria, soprattutto gli elementari, non abbiamo tantissime parti colori, mentre invece per le medie lì si sale parecchio, perché cominciano a richiedere tutti gli album tecnici, materiale per il disegno abbastanza tecnico, quindi insomma vedo che la gente quando viene con la lista va dai 60 ai 90 euro tranquillamente. Quest'anno però possiamo dare una buona notizia, non ci sono i rincari decisi. Io i grossi rincari sul materiale di cancelleria non l'ho avuto quasi per niente, un pochettino la carta è aumentata, quindi 50 centesimi il diario, insomma, ecco, non ci sono state rilevanze consistenti, insomma. Il diario è un'altra componente immancabile nello zaino di ogni studente, e quali sono, insomma, quelli che stanno andando per la maggiore? Allora, il classico ormai è il BU, seguito dalla Comics, che magari è un pochettino più maschile. Una volta andava un tipo di diario per tutti, adesso invece la gente piace cambiare, diversificarsi, quindi quest'anno penso di avere almeno 10 modelli di diario in più rispetto all'anno scorso. Mamma e studenti quindi sull'orlo di una crisi di nervi si aggirano in questi giorni nervosamente per supermercati e cartolerie alla ricerca di uno zainetto nuovo, nel caso si tratti del primo giorno di scuola, o del diario per il prossimo anno, e come in tutti i casi non mancano le ultimissime novità. I più stilosi potranno scrivere con una matita che ha anche una piccola luce LED in testa, oppure i nuovi evidenziatori dai colori pastello, meno pacchiani, dei più comuni arancione e fucsia fluorescenti. Oppure, a scanso di equivoci, comprarsi una penna con soprascritto il proprio nome per evitare che la propria venga confusa con quella degli altri. Anche per gli astucci tripli ci sono novità, soprattutto per la gioia delle mamme. Oltre ai soliti modelli e fogge diverse, grazie ad un modello interamente fatto in materiale lavabile e plastica, dopo un duro lavoro di un anno, si può mettere tranquillamente in lavatrice e riportarlo, per così dire, a nuova vita, a patto però di togliere penne e pennarelli, a meno che non si voglia un bucato arcobaleno. Per zaini scolastici e zainetti, anche qui il mercato ha molto da offrire. Oltre a un ritorno della sempreverde cartella, soprattutto per le femminucce, la novità riguarda gli zaini trolley, che ora sono anche staccabili dalla struttura rigida, diventando così un normale zainetto a spalla.